Il Consiglio Comunale dell'Aquila nella notte ce l'ha fatta ed ha approvato a maggioranza, 20 sì, 11 no, un astenuto, il documento unico di programmazione triennale, il DUP, il primo dell'era Biondi. È un nuovo strumento di programmazione obbligatorio dal 2016 per tutti gli enti locali. L'approvazione ha visto però il voto contrario di tutta l'opposizione, a eccezione di Lelio De Santis che si è astenuto. Insieme al DUP c'era il bilancio di previsione 2018-2020. L'opposizione aveva presentato 150 emendamenti. Il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Dinari, ha voluto comunque che l'Aula si esprimesse, anche se gli emendamenti avevano ottenuto da parte degli uffici competenti parere di regolarità tecnica e contabile negativo. I consiglieri di opposizione hanno motivato il proprio voto contrario, dicendo al centrodestra di aver presentato un DUP troppo generico. Carla Cimoroni di Coalizione Sociale ha parlato di un documento sciatto e approssimativo. Paolo Romano, del Passo Possibile, ha evidenziato tante mancanze. Non è stato dato spazio, ha detto ad esempio, nemmeno agli ordini del giorno approvati della stessa maggioranza nei mesi scorsi. Il sindaco Pierluigi Biondi, tornato dalla Russia, ha fatto visita al Consiglio Comunale soltanto nel tardo pomeriggio e ha ammesso: sicuramente non è il miglior documento di programmazione possibile, ma rileggetevi quello dell'anno scorso, non c'era nulla. Il sindaco ha rimarcato le difficoltà dovute al personale. Parlando ad esempio di quelli del concorsone RIPAM, si sarebbe aspettato risultati diversi. Era necessario trattenerli. Invece stanno andando via perché non hanno prospettive di assunzioni certe. Il primo cittadino ha voluto poi rivendicare alcuni risultati raggiunti nel primo anno di epoca Biondi. Riorganizzazione della macchina comunale, atto di indirizzo per la nomina dei vertici delle partecipate, controllo analogo, gli 8 milioni di euro stanziati per la mobilità elettrica. Questi sono solo alcuni punti. Thank you.